Siamo con Renzo Colavecchio, presidente del direttivo regionale di Lega Ambiente Sicilia, per commentare i risultati del report Ecosistema Urbano 2013, che si riferisce ai dati oltre 100.000 analizzati da Lega Ambiente per stilare la classifica per le città grandi, medie e piccole italiane su quello che è tutto sommato la qualità della vita, dell'ambiente e soprattutto quale può essere la tendenza nel prossimo futuro. Allora, questo risultato a livello nazionale come lo possiamo giudicare? Intanto possiamo cominciare a dire che la Lega Ambiente ha fatto questa iniziativa che ha raggiunto la 20ª edizione, quindi da 20 anni Lega Ambiente studia il sistema urbano. E chiaramente le città in questo momento soffrono grandemente della crisi che attanaglia l'intero paese. La Lega Ambiente ritiene che da questi dati la crisi emerge, ma contemporaneamente emergono anche le speranze per uscire dalla crisi, perché non si può non puntare sulle città per migliorare la qualità della vita in generale. Detto questo, ecco, con tutti gli indicatori che sono stati analizzati, emerge il solito quadro di un'Italia divisa a due velocità, quantomeno, con le città del sud certamente alla retroguardia, mentre le città del nord, salvo alcuni indicatori, specialmente quelli della qualità dell'aria nella zona della Bassa Padana, che è endemico il problema, salvo questo, diciamo, le città del nord sotto tutti gli aspetti generalmente sono più organizzate e quindi anche meglio affrontano la tematica della qualità della vita. Anche tra le città del sud non possiamo non notare che quelle della Sicilia sono particolarmente in bassa classifica. Pensate un poco che nella divisione fra grandi città maggiori di 200.000 abitanti, tutte le città della Sicilia maggiori, cioè Catania, Palermo e Messina, sono negli ultimi posti. Ed era proprio questa la domanda. Noi abbiamo visto che nella sintesi, nelle città grandi, medie e piccole, gli ultimi posti sono tutte delle città siciliane. Certo. E questo anche nella veste di presidente del direttivo siciliano di Lega Ambiente sprona a un intervento sempre più importante. Certo, perché evidentemente la Sicilia ha un gap da dover risolvere rispetto all'intero paese su tutta una serie di questioni. Ecco, possiamo parlare del verde pro capite, possiamo parlare della depurazione delle acque, possiamo parlare della mobilità urbana, tutti quegli indicatori evidentemente che oggi come oggi danno la sensazione del grado di civiltà raggiunto e anche del trend che permette di dire se siamo nella condizione di poter fare il nuovo salto rivoluzionario delle città, che è quello di diventare smart city, città intelligenti con cittadini intelligenti. E Messina? Messina è una città che proprio dai dati che noi abbiamo dimostra... Che sono quelli del 2012 ovviamente. Sono quelli del 2012, quindi vorrei chiarire che non danno indicazioni sulle politiche sviluppate soltanto da poco dalla nuova amministrazione, anzi sono la fotografia di come è stata lasciata Messina alla nuova amministrazione. Ci sono delle grosse contraddizioni, per esempio noi vediamo che la città di Messina è prima fra le città grandi per quantità di rifiuti prodotti, nel senso che pro capite se ne produce di meno. 500 kg per un messinese contro più di 700 di un catanese, per esempio. Questo è un dato positivo, però quando andiamo a vedere quanta raccolta differenziata riusciamo a fare, ecco, l'anno scorso, nel 2012, siamo arrivati soltanto al 5,5. E questo, 5,5% e questo è irrisorio, ci deve far riflettere, ovviamente. È una cosa ridicola per l'appunto, però è anche vero che da questa bassa classifica si possono fare delle politiche. In fondo questi indicatori che la Lega Ambiente utilizza sono indicatori di
politiche che possono essere messe in campo per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per esempio noi a Messina siamo a zero nel campo del trasporto pubblico e anche nel campo della ciclabilità della città, perché da noi manca tutto, non mancano soltanto le piste ciclabili, ma mancano pure i parcheggi per le biciclette, la possibilità di fare il bike sharing, la possibilità di ricaricare le batterie delle bici a pedalata assistita e così via. Da questo momento in poi noi adesso staremo attenti per vedere quali politiche l'amministrazione potrà mettere in campo per migliorare la situazione, anche perché vorremmo osservare che in questo momento, a pochi giorni dall'insediamento, l'amministrazione ha ottenuto una risposta veramente splendida delle forze del volontariato che si stanno impegnando moltissimo per dare l'esempio su tutta una serie di iniziative. Ma è anche vero che senza affrontare i problemi in modo strutturale, senza creare lavoro, questo diciamo, non potrà essere il toccasano per il futuro, non potrà essere la pietra filosofale, è chiaro. Bisognerà che l'amministrazione si misuri con i problemi e cominci ad affrontarli ad uno magari, ma nella direzione giusta, che è quella delle smart city. Grazie, allora al prossimo anno per il prossimo report. Grazie.